Galter ad Arneo presenta Oltre la crisi economica, riflessioni e prospettive future di sviluppo. Venerdì 14 dicembre, Banca di Credito Cooperativo di Leverano. Dalle 16.30 in diretta su Salento Web TV. Set in riva al mare qui a San Cataldo in compagnia di Oro De De Oro, che ha portato persino il tappeto. Sì, appunto, un micro set per entrare nel gioco di questa strana intervista performance. Allora, da quanto tempo ti firmi Oro De De Oro? Come è cominciato? Io, mentre comunque ti rispondo, vado con comincia l'opera. Comincia sì. È dal 2003. È dal 2003 che mi sono creato questo nome nuovo. Nel 2003 ormai tutti ti conoscono così, ti chiamano Rodè, ma possiamo dire qual è il tuo vero nome? No, preferisco di no. No, segreto. Allora, hai vinto diversi premi, ormai ti si conosce anche per aver portato fuori dai soliti luoghi il disegno, l'hai portato nei contesti di musica live, hai incontrato tantissimi musicisti, il tuo segno, ma chiaramente prima di questo percorso ce n'è un altro, più tuo, più isolato. Quando è che hai incontrato i colori? I colori... intesi sempre come segni, li ho incontrati da subito, cioè la maggior parte delle mie opere all'inizio su carta hanno la penna, sono fatti con la penna, quindi il passaggio era pressoché diaristico dall'inizio, cioè con la penna appuntavo, disegnavo e questo è rimasto ancora oggi, quello che faccio in qualche modo è scrittura. Anche se disegno, o almeno mi piace pensarla come ancora una opera diaristica, come oggi per esempio, che con un po' con il pretesto dell'intervista scrivo un'altra pagina di diario con voi, con questo micro set. Quando Rodè era un bambino, quali erano le immagini che lo colpivano? Che cosa andava cercando nei libri? Quali figure? Penso che pressoché quello che andavo cercando tanti anni fa è quello che cerco anche ora. E vale a dire tutto ciò che mi porta fuori dall'ordinario. Raccontiamo questi materiali, con che colori stai operando, per così dire? Sì, per oggi ho portato i miei pastelli acquerellabili, che sono un po' corrispettivo della penna quando lavoro su carta, mentre quando lavoro su tela o altre superfici utilizzo questi pastelli da circa una quindicina d'anni. Mi permettono molti giochi che ora vedremo se nel corso dell'intervista riuscirò a tirarli fuori. Poi tempere e qualche acrilico. Che rapporto hai con questo luogo, con il Salento, dove tu vivi, dove hai scelto di vivere? Sì, sono tornato qui nel Salento da circa 4 anni. Il rapporto è classico rapporto di amore ed odio. Cioè, ho ottimi amici ed è un ottimo laboratorio, ma è un terreno... da cui spesso mi devo poi staccare, come penso succederà nel prossimo anno, dove sto pensando, è quasi sicuro, a intraprendere un viaggio fuori dall'Italia, poi magari per tornarci. Però voglio dire, i difetti che posso individuare qua nel Salento sono al momento pressappoco quelli che trovo nel resto dell'Italia. Non è che si distingua tanto in peggio.
problemi sono quasi globali. Qui la cosa che forse c'è un po' di più rispetto ad altre regioni italiane è quello che posso individuare come una specie di complesso di castrazione. A cosa è dovuto secondo te? Non lo so, è qualcosa, mi sa tanto di congenito, perché lo trovo nei libri di storia e non vedo sinceramente come se ne esce questo territorio, cioè. Considerando che il tempo passa anche per qui, per il Salento, cioè siamo nel 2012 anche qui. Sì. Questo che chiamo complesso di castrazione, che porta spesso a ragionare per luoghi comuni, anche nelle selezioni che avvengono all'interno del mondo dell'arte, non so, che mi interessa ancora cercare dei posti in giro in cui abbia senso la meritocrazia. Tuttavia tu sei stato accolto molto bene, ti senti accolto o no? Non mi sento. Il Salento è una terra accogliente, quindi cioè, non è che io mi senta accolto o non accolto. Tu sei nato a Taranto? Sì. Sei pugliese comunque? Sì. Sono nato a Taranto, sono pugliese. E qui, come ti ho detto prima, cioè, la cosa importante è che è stato ed è un ottimo laboratorio. Siamo a buon punto? Non so sinceramente, perché... Come sai quando un lavoro è finito? Grande domanda, perché in realtà potrebbe non essere finito mai. Sì, infatti, potrebbe essere finito anche ora. So che ci sono delle cose che posso tirare fuori. Ho sempre come un contenitore di sensazioni che accumulo. Quando sento che questo accumulo si è scaricato, termino l'opera, oppure ne termino due. È più un lavoro sullo scaricare dei contenitori interiori, al di là dei segni che poi ci sono dentro alla superficie pittorica. Per esempio, oggi, venendo qui, ho portato questa rosa che è un regalo di una cara amica. Cosa vuoi farne? E vorrei utilizzarla per chiudere l'opera o per investire sull'opera. Mentre sono arrivato un attimo prima di voi, mentre guardavo i colori, la rosa si è collegata al mare. Mi piacerebbe chiudere quest'opera con un omaggio ad Edoardo De Candia. Edoardo veniva spesso qui, sì. Questa era la sua spiaggia preferita. Preferisco che la rosa, anziché seccare, viva nel registrato. E quindi ci tentiamo questo gioco qua, con l'acqua di mare che Edoardo ha utilizzato.